Ciao, ho deciso di fare questo piccolo video, cosa che non faccio mai, cioè io che parlo in un video, semplicemente per ringraziare tutti quelli che sono andati a vedere il trailer in questi giorni. Perché il trailer in questi giorni è uscito per un motivo ben preciso. Volevamo dare un segno semplicemente che il cinema indipendente c'è, non si ferma, va avanti, e il nostro piccolo film è uno di quei film che vorranno uscire in qualche modo appena tutto sarà passato. Quindi praticamente in un momento in cui il trailer non sarebbe mai uscito, abbiamo deciso di farlo uscire con molto anticipo, intanto per presentare il nostro lavoro, che è un lavoro che hanno fatto tantissime persone, dove si sono impegnate tantissime persone e in cui noi crediamo molto. C'è stato il trailer, chi non l'ha visto io lo invito ad andare su YouTube, su Facebook, sui social e vederlo, e poi magari anche commentare se gli è piaciuto, anche se non gli è piaciuto, perché non è che uno riesce a fare una cosa che piace a tutti, anche se ce la mette tutta e anche se la sfida non è da poco, perché noi facciamo un film comico con dei comici e non è facile, diciamo, sarebbe molto più facile, specialmente in certi periodi storici, far leva sulla commozione, sulla tristezza. Noi assolutamente, questo l'avevamo già deciso prima che succedesse tutto quello che sta succedendo, vogliamo fare qualcosa di vero intrattenimento, vogliamo che la gente si diverta. Non è facile, ce la stiamo mettendo tutta, ci abbiamo un cast, grazie al cielo, un cast veramente vario, sono quasi tutti comici gli attori che rivestono i ruoli principali ed è una cosa voluta. Fulvio Fuina è un comico di Zelig che ha scritto questo film insieme a me, ha fatto la sceneggiatura insieme a me. E quando lo scrivevamo avevamo proprio queste finalità, non è che adesso, perché c'è questa situazione triste, noi abbiamo sto prodotto che fa ridere. Siamo contenti che qualcuno possa divertirsi con quello che faremo quando sarà possibile vederlo, ma adesso non volevo iniziare tutta una serie di discorsi. L'obiettivo di questo video era soltanto ringraziare tutti, non solo quelli che hanno partecipato al film, ma anche quelli che sono andati a vedere il trailer, tutte le comparse che ci sono nel film, si tratta di un centinaio e più di persone, tanta gente. E magari nel trailer non vi siete visti, ma il trailer dura meno di 2 minuti, non ci possiamo mettere tutto, non era possibile, però ovviamente prima dell'uscita del film usciranno anche tanti altri video promozionali, prima o poi ci siete. Per esempio tra poco vedrete la canzone dell'uomo samargantico, che è la canzone dei titoli di coda, che è un pezzo jazz swing che ho scritto anche io, e anche quella avrà un suo videoclip musicale. E poi saranno tante le occasioni, visto che purtroppo adesso non si può parlare di uscita al cinema in questo momento. Si può parlare in questo momento di prepararsi a uscire al cinema quando sarà possibile, e soprattutto nel miglior modo possibile. E così, dopo aver detto tutte queste cose, spero di non avervi annoiato e vi saluto e basta.